Buongiornissimo ragazzi e benvenuti qui in un nuovo video. Allora, come avete letto dal titolo, è stato soprannominato Deadlift Party, ma tra un po' scoprirete anche il perché. Comunque per questo video non sarò da solo, ma anche questa volta ci sarà qualcuno che accompagnerà. Hello, eccolo. Sei spuntato come i Teletubbies? Da sotto, dall'inferno. Teletubbies nero. Va bene, niente, fatta questa parentesi, come avete letto, Deadlift Party. Oggi faremo un allenamento di solo stacco. Voi direte, vabbè, cosa vuoi che sia? Sono esattamente 20 serie. Quante sono, Gian? 20 fottute serie. Ascolta, vieni di qua che così sono scomodo. Okay. Ok. Allora, 20 serie di stacco. Potrebbero sembrare niente o potrebbe essere anche il volume settimanale di una... No, volume mensile di una persona sullo stacco. Vabbè, non li faremo un giorno, diciamo che gli erettori spinali ringrazieranno soprattutto stasera. Sì, ci vogliono bene ormai. Giusto, sarà una contrattura vivente. Quindi Gian, cosa andremo a fare esattamente? Abbiamo 5 serie con un carico e poi ogni altra volta, ogni 5, la alziamo e lo aumenteremo fino ad arrivare a 2 colpi le ultime 5. Sarà un inferno, un bellissimo inferno. Puntiamo un 180-200 per le ultime da 2? Ovvio. Va bene, dai, partiamo leggeri. Quindi le serie da 8 le faremo esattamente con 100 kg. Quindi ci siamo, 100 kg ci sono sul bilanciere, partiamo con le serie. Mentalmente usciremo coppia, sai? Sì! Campa! Dai, saranno un po' di ignoranza. Ah no! Sto trattando il 10 novembre del 2019. Ah, ah. I chili sono gli stessi. Buono. 140 kg sul bilanciere ci sono, quindi partiamo con le serie da 6. Vorrei precisare, in questo momento non ho né gesso né cintura. Abbiamo una grande testa e due mani. Mi fermo qua. Una. Due. Tre. Quattro. Cinque. 6. Aia. Il proprietario del canale è temerario al dichiarare che questi 140 kg sono aria. Vadi, non cincischi. Riferimenti culturali. Affronti quel bilanciere. Via. Potrebbe sembrare tutto tranquillo per adesso. Quante serie abbiamo fatto su 20? Siamo serie? Alla sesta di 20. Bene, io ho già l'adduttore che tira e gli adduttori che iniziano a chiedere un po' più tardi. Abbiamo il di dietro in fiamme. Abbastanza. Ve lo dico sempre che lo stacco è sotto catena cinetica posteriore. E ora andiamo esattamente con la seconda serie da 6. Vai Gian, vai con la seconda serie. Oppa! Via, uno. Così. Due. Tre. Vai che è proprio ignorante. Quattro. Col sorriso.
staffa. Aria. Terza serie, io vado di cintura, la presa riesce ancora a tenere. Manteniamo al coperto la panza. Vai! Dai! Una! Due! Tre! Quattro! Cinque! L'ultima! E sei! Easy. Non mi pompa anche le braccia! Ah sì, è entrata aria nei polmoni! Che macellanza, che grossessa! Allora, siamo diventati! Per non rischiare di essere dislessico, dico che prepotenza! Due! Tre! Ma 5 e 6 semplice. Mai ragazzi, ci alleneremo insieme, non date il gesso a me. Scusate, mi sono trovato una mano stampata sulla schiena. Questa è già temporata. C'è la mia mano. Si vede. Forse si vede. È bianchino. Metà. Uno. Conclusa quest'ultima serie potremmo dire che siamo a metà della sfida. Ed è stata la parte più leggera fino adesso. Siamo a metà, ma non a metà. Prendo aria, devo ossigenare i muscoli. Uno. Due. Dai. Tre. Quattro. 5 6 10 serie andate e ne mancano ancora 10. Io non so perché ho avuto la bella idea di fare questa challenge mentre sono a 2000 calorie al giorno proprio una settimana di scarico, perché a noi ci piace sfidare la morte. Comunque vorrei far notare che All-Star, Nike e pizza sono almeno 10 kg in più sul bilanciere, merito di queste. Delle fette della pizza. Riteniamo seri, dai, che prendiamo la sfida. Non mai sono stati seri? Mai. Eppa! E che aria. Non quella che c'è da dietro. Il bilanciere. E in tutto ciò ragazzi siamo giunti a metà della sfida, quindi altre 10 serie. Ora ci sono esattamente, come potete vedere, 160 kg. 160 kg su bilanciere, quindi altre 5 serie, dopo ne faremo 5 a 180 e lì saranno la morte. Cazzi. La morte. Saremo bianchi. Molto bianchi, cadaverici. 4 fottutissimi colpi a 160 kg per 5 volte. La gioia del nuovo mondo. Guardate come la fa lenta. Come se la gode. Ultima. Dai. Più quasi più pesante il primo colpo che il resto. Vedete ragazzi, noi siamo fortunati che abbiamo questo intelletto che ci permette di fare queste stronzate. Non potevamo fare qualcosa di meglio
un bel martedì, primo giugno, mentre la gente magari fuori c'è un bel sole. Una gita in piscina, una grigliata, andare a mangiare una pizza con la partita IVA. Questa è stata una bellissima idea. Poi vi racconterò anche del discorso pizza e partita IVA. Comunque stavamo discutendo proprio adesso che siamo partiti col viaggio sul centro della pedana, lo potete anche vedere inizio video, adesso sta finendo qua praticamente. E non sappiamo come! Sarà Gianni che sta spingendo con la gamba sinistra e quella centrale. Racluta bene anche quella destra. Seconda serie, leggera leggera. Signori, noi siamo carichi, noi siamo qui per offrirvi il miglior spettacolo possibile. Non so nell'onda energetica che sta facendo mandare dietro poi cosa ne potrà uscire. Spera Genkidama. Dateci la forza. E questo allenamento richiede tanta forza e non solo fisica. Mentale, cosa pensavate? Però era mentale. Era mentale. Elementare. Elevazione. Erezione. No, silenzio. Elevazione. Elevazione 1. Esattamente questa, un ascensore. Un muletto. Un carro a terza. Diciamo che come è giusto che sia, il glicogeno sta diminuendo e l'ignoranza sta aumentando. Quindi direi che possiamo continuare così. L'arbitro delle 3:10. Su! Non sale. Siamo nella merda. Quella scende. Due. Tre. Ultima. 4. Wow. Cosa fa un personal trainer per i suoi rummi? È molto più facile far video dove mangio. E fanno anche più view. E faccio meno fatica. La prossima sarà una buffata. Ma aspettate fine giugno. Su, effetti! Anche questi sono effetti speciali, non li sta sollevando. Speciali. Stiamo spostando i palchi in basso e in alto, come sai. L'ultimo verso mi è piaciuto. Io sto soffrendo, io sto battendo, questo qua sbadiglia. È la bicicletta che si è passato. Lui e le sue 5 ore di sonno. Sì, comunque sto dormendo molto poco. Quanta sei? Comunque sono esattamente 55 minuti che stiamo facendo stacco. Le linee guida ti raccomandano di non allenarsi più di 40 minuti. La mia cugina il PT dice che lo stacco fa male la schiena, quindi non fa. Una. Due. Tre. Oh. Su 4. Scusate il fiatone. Quarta serie andata, adesso tocca a Gianni. Dai, cosa ci fai dietro? Ah, ok. No, sono lontano. Siamo a distanza di sicurezza. Siamo a distanza di sicurezza e stiamo rispettando le normative Covid. C'è tutto aperto. Adesso vi mostro che bella idea che ha avuto Gianni. Lì c'è il bilanciere, ha posizionato esattamente una panca per sedersi lì avanti. Mi sa che te non hai visto quei video dove c'è la gente che fa stacco? Porca parte a mo' di fontanella esattamente sull'arbitro. Ma noi ora... siamo fortunati perché non abbiamo mangiato, quindi non sbocchiamo. Sono le 15 un qua. È possibile che ogni volta che resistiamo possa qualcuno far casino?
Comunque, sono le 15:15, io l'ultimo passo l'ho fatto esattamente alle 10. Questa è esattamente l'inquadratura che vi dicevo. Tre sbucca. Quindi adesso vedremo un esemplare di Gian a fare molta fatica. Uno sbocco in poco. Cosa? Uno sbocco in poco. Ah, ok. Jerry, su. Come? Boia. Dai, l'ultimo. Su. Ok, testa in piedi, via. Mi sono zitto lì. Caricamento. Ultima serie da 4, giusto? Ok, esattamente 4. E devo dire che anche il tappo ai quadricipiti inizia a farsi vedere. Lo faccio. Ciao. Via, scopriamo. Ritorniamo dei secchi. Ultima serie per questo piccolo esemplare di Gian, quindi da 4. Dopo, ragazzi, veramente io vorrei solo scappare via per quelle da 2. Oh. Abbaia anche come una abbaia. Ok ragazzi, è arrivato quel bellissimo momento in cui abbiamo il 180 sul bilanciere, abbiamo già fatto 15 serie allenanti, mancano le ultime 5 e adesso sarà abbastanza tosto. Adesso ragazzi entriamo a fare sul serio. Iniziamo a fare sul serio, non entriamo. Cazzo italiano, eh. Cazzo, abbiamo fatto fino adesso? Schifo. Ah, dobbiamo fare ancora più schifo adesso. Sì, ma potevamo portare delle pizzette o qualcosa da mangiare dopo. Una. E due. Oh, pensavo anche peggio. Un reminder al Manvir tra 5 serie. Ricordati che detto, pensavo anche peggio. Ci mancano altre 4, poi ne riparliamo. Alla quinta serie. Oh, oh. Dai, Gian, dai che sono leggeri. Aspetta il gai, dai. Tana, questa c'è da poco. Vai, vai, vai. Buono. Ci sta. Ora è arrivato quel bellissimo momento in cui o ci si allena bene oppure si va di ignoranza. Io vado di ignoranza. È tutta CGI. Un uomo di uno spessore che è fuori dal comune. Una sul piede. Leggera. È la sfilata estate autunno 2021, modalità Peluria. Ma cioè, i paravertebrali un po' contratti, mi sono fuori di due dita. No! Non me lo dire, sono così di natura. Su, 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 su. Un po' di ignoranza ci vuole. Ok, ora ritorniamo un po' più seri. Su. Buona. Dai Gian, terza serie, su, via. Ma chi si deve dire che questo fatto? Eh sì. Insomma, era un delta plano. Dai. Ragazzi, non ci credo, ma stiamo quasi giungendo alla fine di questo massacro. È esattamente un massacro. E mi mancano le 2 serie. E anche già 2 serie. 2 serie a tutti. 2 serie, 4 serie totali e ci siamo. Dai, andiamo con la penultima serie. Su! Su, 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 su! Una. Eccola, 2. Easy! Ultime 2.
Ragazzi, veramente stiamo quasi giungendo alla fine e anche le energie si stanno esaurendo. Io ho in corpo praticamente 500 calorie, Gianna ha in corpo due toast con tonno. E quindi che non sappiamo quantificare. Ecco, e quindi dai, ormai ci siamo. Manca lui la penultima serie e dopodiché una e una e chiudiamo anche questa sfida. Vai, leggero, su, buono. Già, l'ultima serie, la vuoi ignorante o da persona seria? Ovviamente ignorante. Bene. Allora la facciamo con le minne di fuori. Sì! Dai che sono andate 20 serie! Ok, ci sono, mi sono sistemato. Comunque la prossima volta, se volete un allenamento per anche l'aumento del seno, fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Dai Gian, ultima serie. Perché salto, su, leggero. Dai, ultima ripetizione. Ciao. Un leggero di così. Ed eccoci qua ragazzi, praticamente avete visto sfida finita e questi sono i retroscena. Gianna si è spaparanzato lì. Io devo dire che ho sentito più i 160 che i 180. Dai Gianna, com'è andata? Di più quelle da più colpi che da peso. Ecco. Sicuramente i 160. Ecco, quindi i 180 anche abbastanza bene, però 20 serie si fanno veramente sentire. È un volume abbastanza alto, soprattutto sullo stacco, perché a livello di sistema nervoso centrale ti cuoce proprio. Più mettici che hai mangiato poco, sei stanco, hai dormito poco, peggio di così non poteva andare. Le programmiamo sempre così le sfide. Con la massima attenzione per il nostro fisico e la nostra mente. Sempre. Comunque, visto che con Gianna abbiamo portato già abbastanza sfide per quanto riguarda l'allenamento, mi sa che tempo qualche settimana faremo un altro allenamento e una bella mangiata. Ci vuole. Assolutamente. Ci vuole. Sempre. Un rientro calorico dopo queste 20 serie è necessario. Molto necessario. Ed eccoci qua ragazzi, allora. Anche questa challenge conclusa, finalmente vi abbiamo portato un altro video sullo stacco. Praticamente l'ultimo l'avevamo fatto novembre 2019. Mancherebbero due personaggi, ma diciamo che li abbiamo risparmiati per questa volta. Facciamo sacrificare anche loro un po'. Le prossime volte butteremo in mezzo anche loro. E quindi niente, se vi è piaciuto anche questo video lasciate un bel like, un bel commento e ricordatevi di iscrivervi al suo canale. Assolutamente iscrivetevi per non perdervi neanche una sfida. Detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video.